Primo libro delle cronache, capitolo 11. Allora tutto Israele si radunò presso Davide a Ebron e gli disse: «Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già in passato, quando era re Saul, eri tu che facevi uscire e facevi rientrare Israele. E l'Eterno, il tuo Dio, ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele. Tu sarai principe sopra il mio popolo Israele». Così tutti gli anziani di Israele vennero dal re a Ebron, e Davide fece alleanza con loro a Ebron davanti all'Eterno. Quindi essi unsero Davide re sopra Israele, secondo la parola dell'Eterno pronunciata per mezzo di Samuele. Davide con tutto Israele si mosse contro Gerusalemme, che è Gebus, dove c'erano i Gebusei, abitanti del paese. Allora gli abitanti di Gebus dissero a Davide: «Tu non entrerai qui». Ma Davide prese la roccaforte di Sion, che è la città di Davide. Ora Davide aveva detto: «Chiunque batterà per primo i Gebusei diventerà capo e principe». Salì per primo Joab, figlio di Zeruia, che divenne così capo. Davide si stabilì quindi nella roccaforte, che fu perciò chiamata la città di Davide. Poi egli fece costruzioni tutto intorno alla città, dal Millo all'area tutto intorno. Joab riparò il resto della città. Così Davide diventava sempre più grande e l'Eterno degli eserciti era con lui. Questi sono i capi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide e che gli diedero un grande appoggio con tutto Israele nel suo regno per farlo re, secondo la parola dell'Eterno riguardo a Israele. Questo è l'elenco dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide: Jashobeam, figlio di Amnochita, capo dei 30 capitani. Egli impugnò la lancia contro 300 uomini, che uccise in un solo scontro. Dopo di lui c'è Eleazar, figlio di Dodo, l'Ahoita. Era uno dei tre valorosi guerrieri. Egli era con Davide a Pasdamin, dove i Filistei si erano radunati per combattere e dove c'era un campo pieno d'orzo. Il popolo fuggì davanti ai Filistei, ma essi si piantarono in mezzo al campo, lo difesero e sconfissero i Filistei. Così l'Eterno operò una grande vittoria. Tre dei 30 capi scesero alla roccia di Davide, nella caverna di Adullam, mentre l'esercito dei Filistei era accampato nella valle di Refaim. Davide si trovava allora nella fortezza, mentre a Betlemme c'era una guarnigione di Filistei. Davide ebbe un forte desiderio e disse: «Oh, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo di Betlemme, che è vicino alla porta». Così i tre si aprirono un varco attraverso l'accampamento filisteo e attinsero l'acqua dal pozzo di Betlemme, che era vicino alla porta. Quindi la presero e la portarono a Davide. Ma Davide non ne volle bere, ma la versò in libazione davanti all'Eterno, dicendo: «Mi guardi il mio Dio dal fare una cosa simile. Berrei io il sangue di questi uomini che hanno rischiato la loro vita, poiché l'hanno portata al rischio della loro vita». E non la volle bere. Questo fecero quei tre prodi. Abishai, fratello di Joab, fu il capo di altri tre. Egli brandì la sua lancia contro 300 uomini e li uccise. Così divenne famoso fra i tre. Fu il più illustre dei tre e perciò fu fatto loro capo, ma non giunse a eguagliare i primi tre. Benaiah, figlio di Geoiada, figlio di un uomo valoroso da Kephtel, fece grandi prodezze. Egli uccise i due eroi di Moab, che erano come leoni. Discese anche in mezzo a una cisterna, dove uccise un leone in un giorno di neve. Uccise pure un gigantesco egiziano, alto 5 cubiti, che aveva in mano una lancia simile a un subbio da tastore. Ma Benaiah scese contro di lui con un bastone, strappò di mano all'egiziano la lancia,
e lo uccise con la sua stessa lancia. Queste cose fece Benaiah, figlio di Geoiada, e si acquistò fama fra i tre prodi. Ecco, egli fu il più illustre dei 30, ma non giunse ad eguagliare i primi 3. Davide lo pose a capo del suo corpo di guardia. Altri uomini forti e valorosi erano Asael, fratello di Joab, e Lanan, figlio di Dodo di Betlemme, Shammot di Aror, Elez di Pelon, Ira, figlio di Chesh di Tekoa, Abiezer di Anatot, Sibekai di Usha, Illai di Ahoa, Maharai di Neftoa, Elet, figlio di Banan di Netofa, Itai, figlio di Ribai, di Gebea, figlio di Beniamino, Benaiah di Piraton, Urai delle valli di Gash, Abiel di Arabat, Amsavet di Baharum, Eliab di Shalob, i figli di Ashen di Goz, Jonathan, figlio di Shangè di Arar, Hayam, figlio di Sakar di Arar, Elifal, figlio di Ur, Efer di Mechera, Ahija di Belon, Estro di Carmel, Naharai, figlio di Ezbai, Joel, fratello di Nata, Mibar, figlio di Agari, Zelek la Munita, Naharai di Betron, scudero di Joab, figlio di Zeruah, Ira di Geter, Gareb di Geter, Uria Litteo, Zabad, figlio di Alai, Adina, figlio di Ciza di Rubenita, capo dei Rubeniti, e altri 30 con lui, Anan, figlio di Macà, Josafat di Mentini, Uzia di Asherot, Shamai Jeiel, figlio di Otam di Orer, Jedaiel, figlio di Shimri, e Joa, suo fratello, il Tizita, Eliel di Mahavim, Geribai e Josaviai, figli di Elaham, Itma di Modaita, Elie, Obed e Jaziel, il Mezzoboaita. Primo libro delle Cronache, capitolo 11. Primo libro delle Cronache, capitolo 12. Questi sono gli uomini che vennero da Davide a Zilag, quando egli si teneva lontano dalla presenza di Saul, figlio di Chish. Essi erano parte dei prodi che l'aiutarono in guerra. Erano armati d'arco e potevano usare tanto la mano destra che la sinistra per lanciare sassi e tirare frecce con l'arco. Erano della tribù di Beniamino, fratelli di Saul. Il capo era Eliezer, poi Joas, figli di Shema, di Ghibera, Geziel e Pelet, figli di Amzavet, Berak e Jeud di Anot, Ismaia di Gabaon. Valoroso fra i 30 e capo dei 30, Geremia, Joaziel, Joanan, Jozabat di Gedera, Eluzai, Gerimot, Behalia, Shemaria, Shefatia di Aruf, Elcana, Cishashia, Azarel, Joezer, Jasboeam, Goraiti, Joelà, Zebatia, figli di Geroam di Gedor. Fra i Gaditi alcuni uomini scelsero di unirsi a Davide nella fortezza del deserto. Erano uomini forti e valorosi, addestrati alla guerra, abili nel maneggiare scudo e lancia. Le loro facce erano come le facce dei leoni e sui monti erano veloci come gazzelle. Ezer era il capo, Obadia il secondo, Eliab il terzo, Mishmanna il quarto, Geremia il quinto, Attai il sesto, Eliel il settimo, Joanan l'ottavo, Elzabad il nono, Geremia il decimo, Macabannai l'undicesimo. Questi, tre figli di Gad, erano capi dell'esercito. Il più piccolo ne comandava 100, il più grande 1000. Questi sono coloro che passarono il Giordano nel primo mese, quando erano straripato su tutti gli argini, e si misero in fuga tutti gli abitanti delle valli, a est e a ovest. Anche alcuni dei figli di Beniamino e di Giuda andarono da Davide nella fortezza. Davide uscì loro incontro e prendendo la parola disse: «Se siete venuti da me con intenzioni pacifiche per aiutarmi, sono disposto a unirvi a voi.
Ma se per tradirmi e consegnarmi ai miei avversari, benché io non abbia commesso alcuna violenza, il Dio dei vostri padri veda e punisca. Allora lo spirito investì Amasai, capo dei 30, che esclamò: Noi siamo tuoi, Davide, siamo con te, figlio di Isai. Pace, pace a te e pace a chi ti aiuta, perché il tuo Dio ti aiuta. Allora Davide li accolse e li fece capi di schiere. Anche da Manasse alcuni passarono a Davide, quando questi andò con i Filistei a combattere contro Saul. Ma essi non furono di alcun aiuto ai Filistei, perché i principi dei Filistei, dopo essersi consultati, rimandarono Davide dicendo: Egli passerebbe dalla parte del suo signore Saul a prezzo delle nostre teste. Mentre andava a Zilag, quelli di Manasse che passarono a lui furono Adna, Josbad, Gedaliel, Micael, Zozabad, Eliu, Zizellai, capi di migliaia che appartenevano a Manasse. Costoro aiutarono Davide contro le bande di razziatori, perché erano tutti uomini forti e valorosi e divennero capi dell'esercito. A quel tempo, infatti, ogni giorno alcuni venivano da Davide per aiutarlo, finché si formò un grande esercito, come l'esercito di Dio. Questo è il numero dei capi armati per la guerra, che si recarono da Davide a Ebron per trasferire a lui il regno di Saul, secondo la parola dell'Eterno. I figli di Giuda, che portavano scudo e lancia, erano 6.800, armati per la guerra. Dei figli di Simeone, uomini forti e valorosi in guerra, 7.100. Dei figli di Levi, 4.600. Inoltre, Geoiada, principe della famiglia di Aronne, e con lui 3.700 uomini. E Zadok, giovane forte e valoroso, con 22 capi della sua casa paterna. Dei figli di Beniamino, fratelli di Saul, 3.000, perché la maggior parte di essi fino allora era rimasta fedele alla casa di Saul. Dei figli di Efraim, 20.800, uomini forti e valorosi, uomini famosi, secondo le loro case paterne. Della mezza tribù di Manasse, 18.000, che furono scelti individualmente per andare a proclamare re Davide. Dei figli di Issacar, che avevano intendimento dei tempi e sapevano quindi ciò che Israele doveva fare, 200 capi e tutti i loro fratelli e i loro ordini. Di Zabulon, 50.000, che andavano a combattere, abili a disporsi in ordine di battaglia, con tutte le armi da guerra e capaci di tenere la propria posizione con cuore fermo. Di Neftali, 1.000 capi, e con essi 37.000 uomini con scudo e lancia. Dei Daniti, abili a disporsi in ordine di battaglia, 28.600. Di Asher, 40.000, che andavano a combattere e abili a disporsi in ordine di battaglia. Dall'altra parte del Giordano, dei Rubeniti, dei Gaditi e della mezza tribù di Manasse, 120.000, forniti di tutte le armi da guerra per combattere. Tutti questi uomini di guerra, capaci di tenere la propria posizione con cuore fermo, vennero a Ebron per proclamare Davide re, soprattutto Israele. Anche tutto il resto di Israele era unanime per fare re Davide. Essi rimasero là 3 giorni con Davide, mangiando e bevendo, perché i loro fratelli avevano provveduto viveri per loro. Anche i loro vicini, e persino da Issacar, da Zabulon e da Neftali, portavano viveri su asini, su cammelli, su muli e su buoi, grandi provviste di farina, schiacciate di fichi secchi e di uva passa, vino, olio, buoi e pecore in abbondanza, perché c'era gioia in Israele. Primo libro delle Cronache, capitolo 12.